La famiglia gentilizia dei Cacni, di origine etrusca, aveva scelto l'attuale quartiere di Elce per erigere il suo magnifico e magnificente ipogeo. Così la città di Perugia si arricchisce di una fetta in più della sua storia, grazie al ritrovamento e alle indagini condotte dai carabinieri di Roma, del Comando di Tutela del Patrimonio Culturale, che intercettarono mesi fa 23 urne etrusche provenienti da quella zona. 10 anni fa il ritrovamento casuale fu fatto da una ditta edile che stava scavando per costruire una villa nella zona. Da lì le opere finirono sul mercato nero antiquario fino al ritrovamento dei militari. Le note vicende giudiziarie hanno consentito alla soprintendenza di Perugia di approfondire gli studi e gli scavi e ritrovare altro materiale funerario che è stato presentato dal soprintendente Mario Pagano nella necropoli del Palazzone a Ponte San Giovanni, dove è in corso il restauro. Si tratta di urne appartenute a gente non di rango nella gerarchia, persone normali, non ricche, la middle class etrusca, insomma. Erano comunque persone libere, sia uomini sia donne, e però dalla natura del corredo sembra di un'alta condizione sociale, anche perché le urne sono in parte semplici, in parte con decorazione non molto elaborata. La più bella ci ha raffigurato un vaso che probabilmente del tipo, diciamo, delle urne, diciamo, più importanti di alabastro o di vetro che si usavano all'epoca. Le 6 urne sono in travertino, una delle quali con decorazioni scolpite sulla fronte e numerosi oggetti di corredo. Tra questi è nettamente prevalente la ceramica da mensa, costituita da piatti, ciotole, laghinoi, strumenti di toiletta, rappresentati da unguentari a corpo fusiforme, oltre a specchi in bronzo, 3 esemplari quadrati in pessimo stato di conservazione. I materiali rinvenuti rientrano in tipologie molto comuni e diffuse tra il II e il I secolo a.C. nelle necropoli ellenistiche del territorio perugino e in particolare trovano confronti molto stringenti con gli esemplari provenienti dalle sepolture di Strozza Capponi. Sulla base di questi elementi e sulla tipologia dei materiali del corredo si può ipotizzare un utilizzo della tomba nel corso del I secolo a.C.